Allora, riagganciamoci a questa figura e proviamo a percorrere 20 anni in un'ora relativamente alle tecnologie web. Quindi noi siamo partiti dalle tecnologie web più semplici, le prime che sono state inventate, abbiamo visto all'inizio degli anni 90, che permettevano di costruire siti basati su questo scambio di messaggi, dove c'è un componente che gestisce due componenti: uno lato utente, che è un browser web, quindi di fatto un oggetto che serve a gestire l'interfaccia utente, l'interazione con l'utente, e l'altro è il server web, che serve a rispondere al browser e trasferire i contenuti. Ecco, la cosa più importante di questo tipo di architettura è che né il server web né il browser dipendono dall'applicazione. Ma qualunque sistema informativo voi facciate, alla fine il browser è sempre un browser e un server web lo possiamo usare identico per diversi tipi di applicazioni. Questa, se vogliamo, è la grande innovazione che c'è stata dal punto di vista delle architetture, in cui sul PC dell'utente non devo installare nulla, basta che ci sia un browser. Poi in realtà la frase "sufficiente che ci sia un browser" è tutta da interpretare, perché io qua ho provato ad importare alcune delle icone che, diciamo così, rappresentano il browser. Vabbè, i primi 4-5 sono famosi, ma gli altri un po' meno. Registrando. Sì. Forse è sganciato un attimo il videoproiettore. Ma serve per ricordarci che dal punto di vista funzionale tutti i browser servono alla stessa cosa, svolgono la stessa funzione, cioè poter navigare nei siti internet, nei siti web più per la precisione. Ma poi in realtà, essendo prodotti diversi, software diversi, anche con molto fortemente concorrenti l'uno rispetto all'altro, sono diversi e a volte si comportano in modo un po' diverso o tanto diverso. Quindi il fatto di poter sviluppare le applicazioni lato web che siano indipendenti dal browser che c'è installato sull'utente richiede che l'applicazione debba risolvere dei problemi di compatibilità tra le varie versioni dei browser. Mentre invece, se io installassi un client mio e dicessi: guarda, se vuoi accedere al mio sito usa questo client, un po' come il mondo mobile oggi, se vuoi fare questo installati quest'app, allora io ho il controllo completo dell'app che usi tu sul dispositivo. Poi, per carità, i problemi di compatibilità ce l'ho a un altro livello, i dispositivi. No? Per cui magari tu hai un dispositivo, un telefono da 4 soldi che hai comprato 3 anni fa e il fornitore non ha mai aggiornato, c'è ancora la versione di Android di 4 anni fa, oppure quindi devi giocare con le compatibilità date dai sistemi operativi, dei sistemi operativi sottostanti. Rimanendo nell'ambito web, un'applicazione web fatta bene dovrebbe essere indipendente dal browser che la usa, posto che il browser sia sufficientemente recente da poter gestire le tecnologie che il mio sito usa. Questo è ciò che facevamo, dicevo, 20 anni fa, basato su questo semplice meccanismo di interazione. Il server web è un componente talmente standard, abbiamo già accennato negli ultimi 30 secondi della volta scorsa, che ne esistono una manciata di prodotti che vengono utilizzati praticamente ovunque. Questa è un'immagine tratta da Netcraft, roba di quest'anno, che fa vedere 2000-2014, quindi non proprio dall'inizio, mancherebbero i primi 10 anni del web, ma gli ultimi 15 anni del web, qual è stata la diffusione in termini di share, quindi sul totale di queste curve fa sempre 100%,
quindi non tiene conto del fatto che il numero di siti e di servizi è andato e continua ad aumentare, no? Qui facciamo 100 la dimensione di internet e vediamo su questo 100 quali prodotti vengono usati per svolgere il ruolo del web server. Oltre la metà dei siti è gestita da un prodotto che si chiama Apache, un prodotto open source che è nato fin dall'inizio e è sempre stato praticamente sin dalla nascita, non si vedono i primi anni, ma di fatto era una crescita molto, molto rapida, è sempre stato il browser che aveva la maggioranza, che era installato sulla maggioranza dei siti web. E la maggioranza dei siti web usa come server questo Apache, un prodotto open source standard, ma se io dico che sono il 50% dei siti web del mondo, sto parlando di milioni di installazioni. Su milioni di siti web al mondo c'è esattamente lo stesso software. Quindi tanto per dire che il server web è indipendente dall'applicazione. Lui fa una cosa, la deve far bene, deve rispondere velocemente alle richieste HTTP con l'informazione che serve, punto. Non deve sapere il browser web, il server web non sa l'HTML, non capisce la differenza tra un file HTML e un'immagine. Lui deve prendere un file e trasferirlo, basta. Quindi non è interessato a capire cosa fa l'applicazione, ma semplicemente a rispondere alle richieste che gli arrivano, secondo le regole del protocollo HTTP, niente di più. Per questo può essere indipendente dall'applicazione. Un altro server che sta è in trend di crescita è questo qui verde, Nginx. Apache è un prodotto molto robusto, molto solido, abbastanza efficiente, ma come tutti i prodotti che ormai hanno alle loro spalle quasi 15 anni di sviluppo, no, più di 15 anni, quasi 25 volevo dire, di sviluppo, è diventato abbastanza complesso. Già è stato rifatto due volte praticamente da capo, ha molte funzionalità, se hai bisogno di qualcosa di particolare c'è di sicuro lì dentro. Però l'aumento di funzionalità lo sta rendendo per alcuni scopi un pochino più pesante. No? Un pochino più lento rispetto, più memoria, più disco, più, diciamo, un pochino più lento rispetto alle esigenze dei siti attuali. Per cui è nato un nuovo prodotto, questo Nginx, dove Nginx sta per di nuova generazione, che è una ricostruzione da zero di un server molto più compatto, più semplice e probabilmente l'obiettivo sarebbe più veloce, più efficiente, meno esoso in termini di risorse. E come vedete sta abbastanza prendendo piede, quindi ovviamente anche questo Nginx è un prodotto open source, quindi non è del tutto corretto parlare di concorrenza, competizione tra questi due browser. Sono una scelta: da un lato hai il prodotto più maturo, ben conosciuto, stranoto, un pochino più complesso da gestire; dall'altro è un prodotto emergente che è mirato a esigenze più standardizzate, più semplici, ma diciamo così, realizzati in modo più efficiente. I sistemisti poi di volta in volta decideranno ovviamente cosa utilizzare. Anche qua sono abbastanza intercambiabili perché fanno la stessa cosa, gestiscono HTTP, competono sulla rapidità, sulla velocità, sulla facilità di configurazione, o lato Apache sulla completezza o la complessità di configurazione che puoi ottenere, e così via. Altri prodotti, tra cui ci sono dei nomi mica da ridere, nel senso che c'è Microsoft, c'è Sun che oramai è stata acquisita da Oracle, c'è Google, insomma, non l'azienducola dietro l'angolo, non riescono praticamente minimamente a competere in questo mercato. Questa grande diffusione che poi è crollata dei server, dunque questo qui, della Microsoft, così come si osserva una certa diffusione, ma comunque non in crescita, di Google, sono l'effetto di che cosa? Sono l'effetto dell'hosting gratuito. Cioè, se vai su Google ti puoi aprire un sito, c'è Google Sites e ti crea un sito tuo. Oppure la stessa cosa Microsoft Live, Windows Live, potevi crearti un sitarello ospitato direttamente sui server della Google o della Microsoft,
E quindi questo ha fatto crescere, ha pompato il numero di siti che usavano queste tecnologie. Però se rifacessimo questi grafici cancellando, no, i siti gratuiti offerti da queste aziende, diciamo, il grafico sarebbe ancora più basso. Questo vuol dire che, conoscendo due o tre prodotti, riusciamo a coprire di fatto il 90% del mercato dei browser web. E questo mercato è fortemente dominato da prodotti open source gratuiti. Ma nella sua semplicità, versatilità e neutralità rispetto all'applicazione, anzi quest'ultima, la neutralità rispetto all'applicazione, oltre che essere un vantaggio del server web che lo rende universale, è anche il suo tallone d'Achille. Se il server web non dipende dall'applicazione, per farmi l'applicazione, cioè io voglio che il mio sito sia diverso dal tuo, non possono essere tutti standardizzati, agnostici o fare tutti la stessa cosa. Allora ho bisogno del livello superiore o inferiore nella nostra piramide. Un server web riceve le richieste HTTP, ma il modo in cui risponde non può essere sempre neutro. Deve in qualche modo dipendere dalle funzionalità del mio sistema informativo, del mio sito, della mia applicazione. Se mi collego a Gmail, se mi collego a Google Calendar, devono capitare cose diverse, ovviamente. Dove sta questa differenza? Chi è che fa le cose diverse? Il livello applicativo. Il livello dell'application server si occupa di generare, di far sì che le pagine web che vanno al browser non siano sempre uguali, ma siano generate dinamicamente. Uno dei limiti di questa tecnologia è che, visto così, un sito web è fatto di file HTML. Per cui che lo visiti io, che lo visiti chiunque altro, le informazioni che vediamo sono esattamente, identicamente le stesse. Perché sono sempre gli stessi file. Per sviluppare le applicazioni web, noi vogliamo che quando mi collego io a Gmail vedo la mia posta e quando ti colleghi tu vedo la tua posta. Diciamo che questo mi sembra un requisito semplice, scontato. Ma questo significa che la pagina HTML che vedo io deve essere diversa da quella che vedi tu. E quindi queste varie pagine HTML dovranno essere generate dinamicamente nel momento in cui l'utente ci collega, per fare in modo che siano diversi per i vari utenti, che riportino per ciascun utente i dati di propria competenza. Quindi dobbiamo abbandonare l'idea che questi file HTML siano predefiniti, già creati all'inizio, e diciamo, beh, quando vedo l'utente creerò per lui la pagina HTML che gli serve, su misura per lui. Questo è il lavoro che fa l'application server. L'application server è un livello architetturale in cui gira della logica applicativa che sa come rispondere all'utente, sa come rispondere alle richieste dell'utente, sa come personalizzare le risposte tra un utente e l'altro. E gestisce tra l'altro la logica di business. Ti dice quali link puoi fare, quali azioni puoi fare, quali no, in funzione di chi sei, di quali sono i dati, di com'è la situazione, eccetera. Quindi, rispetto alla figura precedente, in cui avevamo un browser e un server web che pescava direttamente i file HTML da disco, qui mettiamo in imbarazzo il server web, perché al server web stiamo chiedendo di fornirci una pagina HTML che non esiste, perché la mia pagina HTML con i miei messaggi di posta non esiste da nessuna parte. Cosa farà il web server? Il web server avrà dei meccanismi molto semplici, l'estensione del file, per accorgersi che la mia richiesta è relativa a una pagina dinamica e non a una pagina statica. Quindi qui si complica un pochino il lavoro del server web. Il server web, quando riceve una richiesta, deve prima di tutto chiedersi: questa richiesta è relativa a un file che esiste già? Quindi una richiesta statica, una pagina statica, così come la chiamiamo, oppure
a una pagina che non esiste ancora e va creata sul momento, quindi una richiesta per una pagina dinamica. Se una richiesta statica, ad esempio le immagini nel 90% sono tutte statiche, finché io non cambio il file di immagine, quella sarà il logo, lo sfondo, l'iconcina, eccetera, sono tutte richieste statiche che il web server riesce a alle quali il web server riesce a rispondere tranquillamente, è il suo lavoro. Poi c'è una percentuale di richieste invece dinamiche, per file che non esistono. E allora come fa lui a rispondere? Lui non può rispondere, passerà la palla, passerà la richiesta all'application server. E dice, guarda application server, è arrivata questa richiesta. C'è l'utente tal dei tali che ha fatto questa query, vuole fare questa ricerca, quindi tipicamente questa richiesta avrà anche dei parametri. Quando voi cercate qualcosa su Google, scrivete caffè, e allora l'application server deve sapere che voi state cercando il caffè e non il tè, o il budino alla vaniglia. Quindi viene a quel punto attivata un software, un programma, che riceve la richiesta e elabora, fa ciò che deve fare, macina ciò che deve macinare, e alla fine questo programma, che è la nostra applicazione web vera e propria, la logica applicativa sta lì, sputa fuori un file HTML qua sotto. Quindi l'applicazione web sono dei frammenti di codice che vengono richiamati dal server web quando arrivano certi tipi di richieste dai browser, perché tutto parte sempre dal browser. Al server web arriva una richiesta, il server web si accorge che questa richiesta è relativa a una pagina dinamica, passa la richiesta all'application server. L'application server vede la richiesta, fa ciò che deve fare e alla fine genera una pagina HTML. Questo file HTML viene preso dal web server, impacchettato con la risposta HTTP e spedito al browser. Il browser, se fotografo la figura a questo punto qui, non si accorge di nulla. Il browser ha fatto una richiesta HTTP e gli arriva una risposta HTTP contenente un file HTML. La differenza sta solamente sul server, in cui questo file HTML prima di questa richiesta non esisteva proprio, è stato creato su misura. Non solo è stato creato su questo momento, ma verrà dimenticato e cancellato subito dopo. Questo file HTML l'ha creato apposta per noi, dopo avercelo mandato, dopo aver restituito la risposta HTTP, questo file HTML non serve più a nessuno e quindi viene dimenticato. Quindi tutte le pagine web che visitiamo sono esemplari di pezzi unici. Ogni volta che facciamo un click c'è qualche server in giro per il mondo che genera per noi un HTML unico, che poi è unico perché subito dopo viene di nuovo cancellato. Questo è ciò che permette alle pagine web di avere il contenuto che cambia dinamicamente, che risponde alle richieste dell'utente. Quindi il web server non fa questo lavoro, ma si fa aiutare da un altro livello applicativo. Per quanto riguarda il livello applicativo, esistono vari modi di realizzarlo, tecnicamente. Quelli che vanno per la maggiore oggi sono i cosiddetti linguaggi di scripting. Avete sicuramente già sentito parlare, qualcuno ci ha anche già giocato col PHP, che sono linguaggi nelle quali si mescolano dei frammenti di HTML e delle istruzioni di programmazione. Queste istruzioni servono proprio a comandare, diciamo così, a determinare il contenuto definitivo della pagina HTML prima che venga spedita. Questi ovviamente per lavorare devono poter, qui in questa figura si parla di parametri, estrarre dalla richiesta dei parametri. Quindi, ma qui non voglio entrare troppo nel dettaglio, negli indirizzi, nelle URL relative ai siti dinamici abbiamo due parti. La prima parte che identifica la pagina web. Poi spesso c'è un simbolo di punto interrogativo e segue la parte che identifica i parametri della richiesta.
in una pagina statica mi fermo qua, qui ci sarebbe scritto pub.html, voglio quel file. In una pagina dinamica ci sarebbe scritto pub.php, .pl, .sp, spx, le varie, diciamo così, formati di file degli application server, e questa estensione fa capire al server web che io non voglio un file HTML statico, bensì voglio eseguire questo programma. Quindi quando io clicco su quel link, il server web esegue il programma corrispondente al file che gli ho specificato. Quindi quel file c'è sul server, ma non viene trasferito, copiato, viene eseguito sul server. L'output di quel programma, ciò che questo programma genera in uscita, invece viene trasferito. Quindi comunque il server web riceve un nome di file, se la richiesta è statica, il contenuto di quel file viene trasferito al browser, viene mandato in risposta. Se la richiesta è dinamica, il contenuto di quel file viene eseguito sul server e l'output di questo programma invece viene risposto, viene incapsulato nella risposta. Quindi sono due modi diversi di funzionare. Qualora questo programma che stiamo lanciando dinamicamente abbia bisogno di parametri, questi parametri possono essere incapsulati nella URL, nella richiesta, ad esempio aggiungendo questa sintassi punto interrogativo valore, nome uguale valore, come uno o più parametri presenti nella URL. Questi parametri vengono passati all'applicazione, che sa che cosa farsene. Il server web non guarda qui, non gli interessa, non saprebbe che cosa farsene. Li prende e li passa all'applicazione, che invece probabilmente saprà cosa farsene. Quindi questo è ciò che succede sempre. Al giorno d'oggi, qualunque sito stiate visitando, genera sempre dinamicamente le pagine HTML. Anche per dire il sito del corso nostro, no? Che, eh sì già, quest'aula qui internet, no, oggi funziona. Questo sito non ha nulla di particolare, è un sito che potrebbe anche essere statico. No, nel senso che quando andate sulla pagina dei sistemi informativi vedete tutti la stessa pagina. Potrebbe essere tranquillamente lo stesso file, un file scritto a mano in HTML. In realtà non mi conviene scriverlo a mano in HTML, perché magari su questo sito ci sono altre pagine, altri contenuti, e io voglio che ciascun contenuto, che ne so, l'intestazione sia sempre uguale, il piedi pagina sia sempre uguale, il menu sia sempre lo stesso, eccetera. E se dovessi farlo a mano, ogni pagina diventerebbe pesante, un lavoro di copia e incolla tremendo, e se dovessi modificare qualche cosa dovrei ricordarmi di allineare tutto, eccetera. Immaginate quando aggiungo una voce di menu, dovessi aggiungere un ulteriore menu a questo, dovrei andare a modificare tutte le pagine del sito, tutti i file di tutte le pagine del sito. Allora, per ragioni di comodità, di convenienza, anche un sito di questo genere che ha dei contenuti statici, tutto sommato, cioè finché non vado lì a aggiungere qualche cosa, la pagina non cambia da sola, non è come un Gmail, un Facebook, il cui contenuto cambia in continuazione. Anche se i contenuti sono relativamente statici, la generazione delle pagine avviene in modo dinamico, per comodità di programmazione, per poter in poche istruzioni cambiare il layout, cambiare il menu, modificare le intestazioni o altro. Quindi praticamente il 100% delle pagine, non dico 100 perché vabbè, ma il 99%, delle pagine web che visitate sono tutte generate dinamicamente. Ciò che invece è generato staticamente, nella maggior parte dei casi, sono le immagini, che salvo i siti che vi permettono di fare editing di immagini, la modifico, la ingrandisco, faccio il cropping, eccetera, allora lì, anche lì deve essere dinamica l'immagine, perché cambia a seconda della operazione che li fai, ma dove l'immagine è solamente un elemento decorativo, è un file statico. Quindi ad esempio, se noi andiamo a vedere il contenuto di questa pagina,
adesso lo sto ricaricando sperando che la rete che un secondo fa funzionava non dia forfè. Infatti, vabbè, arriverà. Già ogni pagina contiene un mix di contenuti dinamici e di contenuti statici. Normalmente la ecco qua, invece la pagina di errore non contiene niente. La parte HTML è dinamica, il resto dei contenuti, ricordiamoci quello che abbiamo visto martedì, si parlava di immagini, di fogli di stile, di script, tendenzialmente sono contenuti statici. Ok, se vogliamo vederlo dal punto di vista del tempo o delle prestazioni, cioè che cosa succede sul server, ogni volta che abbiamo un utente che fa una qualche azione, diciamo clicca su un link, voi cliccate su un link del browser, cosa succede? Succede che il browser ci mette un certo tempo, ma dell'ordine di microsecondi, a capire cosa volete e ad assemblare la richiesta HTTP. Una volta che è assemblata la richiesta HTTP, questa viene spedita, siamo al punto T1, spedita al server web, che la riceverà un po' dopo. Da che cosa dipende la differenza tra T1 e T2? Dalla velocità del collegamento. Meglio, visto che i dati spediti sono pochi, dipende soprattutto dalla latenza del collegamento internet. Latenza è il tempo che ci metto da quando voglio inizio ad aprire la connessione a quando riesco a trasferire il primo byte. Poi, visto che devo trasferirne 200 di byte, una volta che ho trasferito il primo, li ho anche trasferiti tutti gli altri, perché sono, fanno parte dello stesso pacchetto di rete. Visto che la rete è internet funziona a pacchetti da 512 a 2000 byte. Al punto T2 il pacchetto dati arriva al server web, il quale ci mette un attimo di tempo, esamina la richiesta, capisce da chi è e capisce che è una richiesta dinamica. Allora al punto T3 dice va bene, questa richiesta non è per me, la passo all'application server, che tendenzialmente è un altro processo o sullo stesso computer o su un computer diverso dello stesso data center. Application server non lo metto dall'altra parte del mondo rispetto al web server. Quindi il web server funziona un po' da front end, blocca tutte, intercetta tutte le richieste e quelle dinamiche le passa all'application server. Occhio che se qua arrivano magari 1000 richieste, sono solamente 10 quelle che hanno bisogno di essere elaborate in modo dinamico, le altre magari sono relative ai contenuti statici. Quindi il carico di lavoro in termini di volumi del web server è molto più alto rispetto al carico di lavoro dell'application server in termini di volumi. In termini di intensità, il lavoro che deve fare per ogni singola richiesta web server è molto più leggero, più semplice del lavoro che dovrà fare invece l'application server, che deve fare dei ragionamenti, dei controlli, interrogare dei dati, eccetera. Comunque, a questo punto l'application server lavora da T4 a T5, quando lui è finito, ha pronto il file HTML che spedisce T6 al server web. Server web prende questo file, gli mette davanti l'intestazione della risposta HTTP, perché un conto è il contenuto, un conto è la risposta HTTP che ha anche le righe di intestazione che abbiamo visto la volta scorsa, e a T7 la spedisce al browser. Tra T7 e T8 cosa succede? Succede che il contenuto viaggia di nuovo su internet dal server web verso il mio browser. Qual è la durata di questo? Tra T2 e T7 quanto tempo passa? Beh, di solito pochissimo. Di solito da T2 a T7 è molto veloce la cosa. T2, T3 e T6 e T7 sono veramente microsecondi. Normalmente. T4, T5 dipende. Dipende da quanto è complicato il lavoro che deve fare questo programma, questa applicazione. Se deve farmi vedere l'elenco delle mail, magari deve andare a prendere una per una, filtrarle per data, andare a reperire se hanno degli allegati o no, se hanno la stelletta della mail preferita o no. Devo fare un po' di lavoro per determinare, per costruire quella HTML.
Quindi più è complesso il lavoro da fare, più questo tempo rischia di essere elevato. Una buona linea guida dice che quando se l'utente ha un tempo di reazione del sistema che è al di sotto dei 300-400 millisecondi, anche meno, qui stiamo parlando di 2-3 decimi di secondo, ecco, per avere una vera idea, l'utente percepisce l'interazione in modo fluente, non si accorge dei ritardi. Tenete conto che l'occhio nostro ha un tempo di reazione di un decimo, il tempo di persistenza delle immagini sulla retina, quindi se va più veloce di un decimo secondo non ce ne accorgiamo, se va più lento di 3-4 decimi cominciamo ad accorgersi che c'è una pausa, c'è un'attesa, oltre il mezzo secondo comincia a darci fastidio, oltre il secondo e mezzo chiudiamo il sito perché non riceviamo, sono numeri, eh. Quindi questa lavorazione qua deve stare nell'ordine del 150-200 millisecondi, che poi non è tutto il tempo, per poter avere un tempo di risposta decente per il sito. E poi, dicevo, tra T7 e T8 cosa succede invece? Succede che il file HTML, o l'immagine, o quello che sia il contenuto che abbiamo richiesto, viaggia dal server verso il browser. Quanto tempo ci mette? Adesso questa figura non lo fa vedere, ma tendenzialmente il tempo da T7 a T8 è più lungo del tempo da T1 a T2. Perché? Perché la quantità di dati da trasferire è maggiore. Mentre la richiesta HTTP sono 10 righe, 200 byte di richiesta, la risposta HTTP saranno anche lì 200 byte di intestazione più 50 kilobyte di HTML o 200 kilobyte di immagine. Quindi a parità di velocità della connessione di rete il trasferimento della risposta è più lento perché ci sono più byte da trasferire. In questo caso, poiché ho quantità maggiore di byte da trasferire, ciò che conta maggiormente non è tanto la latenza quanto la larghezza di banda, cioè il numero di byte al secondo che riesco a trasferire dopo che ho trasferito il primo. Quindi ogni collegamento di rete ha sempre questi due parametri minimi: la latenza, se voi la misurate provando a fare magari un ping al server, dice in quanti millisecondi risponde, va e torna la richiesta, e la banda, che è il numero di megabyte al secondo o kilobyte o kilobit al secondo che riesco a trasferire in modo continuativo. Se volessimo sintetizzarlo, io prima avevo una formula che l'altra volta avevo saltato, che è quella che ci sintetizza un po' che cosa succede nelle connessioni di rete. C'è il tempo introdotto ogni volta che devo trasferire dei dati di rete è la somma di due fattori: una latenza, che è il tempo minimo per iniziare la connessione, più un fattore che è proporzionale alla dimensione del file da trasferire e inversamente proporzionale alla larghezza di banda, qui è chiamata throughput. Throughput è la quantità di dati che riesco a riversare, noi banalmente la chiamiamo la banda, no? Che è espressa in kilobyte al secondo, megabyte al secondo. Questa è una formula del tipo tempo uguale spazio diviso velocità, nulla di strano, roba da fisica 1. No? Questo è il tempo minimo, è il tempo introdotto al trasferimento in rete. Ricordiamocelo quando pensiamo ai nostri utenti, quando nei 300 millisecondi di cui parlavamo ci mettiamo dei file HTML esageratamente grandi, pieni di tante cose e che si portano dietro tante immagini, tante icone, tanti stili, e quindi il numero di byte HTML cresce, la dimensione, il throughput dipende, non sempre sei collegato su una rete 4G o ad alta velocità,
e quindi se ci mettiamo dentro dei numeri che sono 100 kilobyte a 100 kilobit al secondo, fa un ottavo di secondo, e ci siamo già giocati un terzo dei 300 millisecondi che abbiamo a disposizione. Quindi in qualche modo qua ci dice questo, che nel progettare applicazioni web dobbiamo tenere conto della qualità della connessione internet dei nostri utenti, e se non è sufficiente la qualità della connessione internet dei nostri utenti, visto che non gliela possiamo regalare o comprare noi, dovremo semplificare i contenuti, evitare di caricare i contenuti, oppure migliorare appunto la connessione tra il luogo in cui sta il nostro server e il luogo in cui si trova l'utente. Pensate a due cose che stanno succedendo. Uno, le famose CDN, famose per chi le conosce, Content Delivery Network, la più famosa credo si chiami Alexa. Cos'è una CDN? È una rete di server sparsi per i vari continenti del mondo che contengono delle repliche di un sito principale. Che so, YouTube, Facebook, questi siti a grandissimo volume, comprano dai provider di connettività non solo la rete, ma comprano dei computer, dei server che sono proprio installati, che so, dentro Telecom, dentro Wind, dentro i vari provider di connettività. E quindi sono vicini, dal punto di vista della vicinanza di rete, all'utente, al punto in cui si collega l'utente. Per cui tu quando guardi un filmato di YouTube, il contenuto inizialmente era magari negli Stati Uniti, dove ci sono i server principali, ma poi nel momento in cui lo richiedi viene trasferito su un server europeo o italiano, e da quel momento in poi tu lo scarichi da quel server, che di fatto fa da cache, mantiene copie di contenuti distribuiti uniformi, no? Distribuiti a livello mondiale, in modo da, cosa? Da abbassare il tempo di latenza e aumentare il throughput e avere un servizio, un tempo di risposta più veloce. Non è che fai più veloce il cavo transoceanico, ma sposti i contenuti vicino all'utente. Le aziende stanno spendendo fior di soldi per mettere i loro contenuti su queste CDN in modo da dare dei tempi di risposta minori agli utenti. Questa è una tecnica. Un'altra tecnica diametralmente opposta è, se pensate a ciò che sta facendo con l'ultima versione del suo sistema operativo, la Apple, che ha integrato nel suo browser mobile, no, in Safari, nell'ultima versione di iOS mobile, cancella le pubblicità. No? C'è una funzionalità per cui le inserzioni pubblicitarie nelle pagine, visto che sono comunque richiami che sono dentro l'HTML, il browser Safari decide di non seguire tutti i richiami. Alcune immagini le include, altre no. Quali no? Quelle che Apple riconosce come essere ospitate su server di pubblicità. L'effetto netto qual è? Beh, ce ne sono due. L'effetto netto dal punto di vista tecnico è che il browser ha meno lavoro da fare, meno richieste HTTP da fare e meno bytes da trasferire. E quindi tu vedi la pagina prima, più veloce, più rapidamente. Hai meno richieste, quindi meno volte il tempo di latenza da aspettare e meno byte complessivamente. Poi magari a fine mese la bolletta è anche migliorata perché hai trasferito meno dati in tutto, in complessivamente, perché non hai trasferito i dati relativi magari alle pubblicità. Poi c'è l'altro effetto, ma diciamo così, che dal punto di vista tecnico ci interessa di meno, è il fatto che Apple adesso fa gli accordi con i fornitori di pubblicità per dire: se mi paghi ti lascio passare le tue istruzioni e non quelle degli altri, no? Quindi questo è una tattica anche, e che viene venduta come miglioramento dell'esperienza utente, della velocità di risposta. Quindi dietro sta formuletta qua ci stanno c'è il modello di business delle CDN, stanno il modello di business dell'advertising, che stanno dietro direttamente questo semplicissimo meccanismo di trasferimento dati. C'è un altro periodo, T8-T9, visto che stiamo parlando di
velocità di risposta, perché ci stiamo sempre più avvicinando alla percezione dell'utente, quindi cominciamo a fare bene questi discorsi. T8TO cos'è? Il tempo che ci mette il browser da quando riceve l'HTML, più tutti i contenuti correlati, le immagini che servono, eccetera, a quando la pagina viene visualizzata all'utente. Quando poi l'utente effettivamente vede ciò che c'è nella pagina, quindi questa richiesta è finita. Da che cosa dipende questo tempo? Da tre fattori. Quanto è complicata la pagina? Quanto è veloce il tuo computer? E quanto è ottimizzato il tuo browser? Tutte e tre queste cose sono di nuovo elementi, ad esempio il fatto della guerra tra i browser si gioca anche proprio sulla velocità di rendering. Se le pagine sono troppo complicate, su computer un pochino più vecchiotti, un pochino più lenti, ci metteranno più tempo a caricarsi. Ma non è colpa del server, non è colpa della rete, non puoi neanche dire che sia colpa dell'utente, perché non si dice mai, è colpa della pagina che è troppo complessa rispetto alla tipologia di utenti che ho. Quindi è la somma di tutti questi tempi. Il tempo complessivo deve essere sufficientemente ridotto da dare un'esperienza di navigazione praticamente istantanea. Poi cosa capita tra T9 e T0 primo? Questo è il tempo in cui l'utente vede i contenuti, li legge, capisce, decide cosa fare e poi fa un click successivo per fare qualche cos'altro, per passare alla pagina successiva, per inviare una richiesta, per schiacciare un like o quello che volete. Quindi da T9 a T0 primo, cioè un'altra volta, si ricomincia il ciclo con un nuovo T0. Da T9 a T0 primo è il tempo di reazione dell'utente, il tempo si chiama anche think time, il tempo in cui l'utente pensa, che normalmente è più lungo. Se non stiamo facendo dei videogiochi, tendenzialmente tra quando riceviamo un contenuto e quando abbiamo finito di leggerlo passano più di 300 millisecondi, no? Quindi ovviamente il genio non è in scala, questo tempo è molto più lungo dell'altro. Se uno deve dimensionare un sistema informativo si accorge già subito che in realtà a fronte di un periodo T0 T9 che è il tempo di attesa percepito per l'utente, il server web lavora in una frazione molto piccola di questo tempo, da T2 T3 e da T6 T7. Quindi non ci stupisce che lo stesso server web sia in grado di servire contemporaneamente migliaia di utenti, perché il server web sta per la maggior parte del suo tempo in attesa che gli arrivi qualcosa o in attesa che l'application server abbia finito di creare la pagina HTML. Quindi immaginate che sul web server adesso c'è questa richiesta disegnata in nero, ma poi un attimo dopo ne arriva una disegnata in rosso che si sovrappone parzialmente con questa, ma sfrutta i tempi morti della prima. E questo è ciò che fa, e poi come gestiscono queste richieste contemporanee è ciò che fa la differenza in termini di efficienza da parte del web server. Uno è meglio dell'altro, funziona meglio dell'altro, gestisce più richieste oppure meno contemporaneamente. Allora, per implementare questo abbiamo aggiunto un pezzettino nella nostra figura in cui il server web dal suo punto di vista ha come missione nella vita quella di prendere un file, qui ho detto HTML, potrebbe anche essere un'immagine, un file e trasferirlo al browser. In realtà questo file HTML adesso non è più esistente, salvato fisicamente su disco, ma è generato dinamicamente da un'applicazione web. Chi fa il programmatore web lavora qui. Questo è il primo luogo in cui troviamo del codice che dobbiamo scriverci noi. Non c'è santo, perché dipende dalla nostra applicazione. Tutto il resto sono componenti standard, questi devono essere componenti custom, creati su misura. Lato browser non è cambiato nulla.
Questa è una figura corrispondente a quella dei browser che parla invece degli application server. Le application server sono, guardate prima la colonna di destra. Ci sono varie tecnologie con le quali si possono realizzare degli application server. L'application server è fatta di due parti: un ambiente di esecuzione che fa girare il vostro programma, l'ambiente nel quale il vostro programma gira, più il vostro programma vero e proprio. Che ne so, parlando del PHP c'è l'interprete PHP e poi c'è il codice PHP che scrivete voi, il programma e l'interprete. Ci sono, sono utilizzate diversi tipi di tecnologie che si basano su linguaggi di programmazione diversi. Ad esempio la Oracle propone la tecnologia Java Enterprise, e sta per Enterprise Edition. Non è il Java che avete usato voi nel triennio, quella era la Standard Edition, cioè per sviluppare applicazioni client. Java Enterprise è una serie, è sempre Java ovviamente, ma una serie di librerie che serve per sviluppare il lato server del mondo. .NET è la cosa analoga nel mondo Microsoft, per cui le applicazioni le scrivo in C Sharp o in Visual Basic .NET, questi linguaggi che sta proponendo la Microsoft, scritti con questi linguaggi che girano su un'applicazione che è appunto la piattaforma .NET col suo componente Internet Information Server, che è la parte di front-end. PHP anche lì è un linguaggio che è stato inventato sul web e viene interpretato sul server da un interprete PHP che gira sul server stesso. C'è una grossa differenza tra PHP e Java.NET, perché Java.NET sono un ambiente di programmazione molto complesso che fornisce già tutta una serie di funzionalità pronte per le applicazioni, mentre PHP è semplicemente un interprete che ragiona sulla singola pagina, quindi è molto più semplice da programmare. Però è molto meno potente, molto meno adatto a fare applicazioni molto complesse. E poi ci sono una serie di altri linguaggetti che con alterne vicende, no, vengono utilizzati più o meno all'interno dei siti. Ad esempio un linguaggio che ha avuto un boom, adesso un pochino scemato, Ruby. Python è un linguaggio che è usatissimo in ambienti embedded. Si possono anche fare siti web con Python. Node.js è un altro ambiente basato su JavaScript. Quindi c'è di solito una accoppiata ambiente di programmazione più linguaggio di programmazione con le quali costruire l'applicazione. Tutti questi linguaggi dal secondo in avanti sono single vendor, cioè se vuoi fare un'applicazione in .NET la compri dalla Microsoft. Cioè ti scrivi i tuoi programmi usando come ambiente di programmazione quello di Microsoft. Poi ci puoi mettere come front-end sia il server web di Microsoft sia Apache. Però l'application server è quello, è la piattaforma .NET di Microsoft. PHP, c'è il modulo PHP che è rilasciato open source dai suoi sviluppatori. È un punto unico, c'è un solo fornitore. In realtà ce ne sono due, c'è la versione commerciale Zend, ma che è fatta dalle stesse persone che sviluppano l'open source, ma ne fanno la versione commerciale. Python anche, c'è un gruppo di sviluppo solo, eccetera. Quindi sono singoli prodotti, singoli ambienti di sviluppo creati da singoli, ciascuno da un gruppo di sviluppatori, azienda o gruppo di persone. Java Enterprise è un pochino l'eccezione, perché la Sun Microsystem prima e la Oracle adesso, che ha acquisito la Sun, hanno deciso di definire le interfacce delle classi con cui si programma nell'ambito Java Enterprise. Quindi hanno pubblicato uno standard. Java Enterprise è uno standard di 1.000 pagine, una cosa che se non avete mal di fegato ve lo fa venire, ma questo è uno standard aperto che chiunque può implementare. Per cui ci sono vari vendor, che sono questi elencati qua a sinistra, che vendono una loro implementazione dello standard Java Enterprise. Tomcat è un progetto open source che fa parte della Apache Foundation.
Quindi un server in realtà non è del tutto corretto dire che Tomcat implementi lo standard Java Enterprise, perché ne implementa solamente un pezzettino, la parte più facile, più vicina al front-end. Se no c'è JBoss, che è un altro prodotto che ha anche una versione sia open source che una versione a pagamento, che è la più diffusa piattaforma completa a questo punto dello standard Java Enterprise. E poi ci sono altri, queste sono le percentuali di diffusione. Jetty è un altro prodotto open source, e questi qua sotto cominciano a essere i prodotti commerciali. Glassfish è della Oracle, WebLogic è dell'IBM, o WebSphere, non mi ricordo mai quale dei due. Che sono usati in alcuni ambiti enterprise, ovviamente. In molte applicazioni, in molti sistemi informativi si usano questo tipo di tecnologie, sono quelle che sono più adatte, diciamo così, ad applicazioni molto complesse. Qui, se andate nel mondo enterprise, Java è ancora usato molto di più che non questi altri linguaggi, che sono molto più di moda, molto più divertenti, ma meno diffusi in un ambito server, di mondo server. Dopodiché è vero che percentualmente sono bassi questi numeri, ma quasi sempre l'ambiente di sviluppo è un ambiente commerciale, perché hai bisogno di contatti di assistenza, di manutenzione, di consulenti. E poi i prodotti commerciali hanno tutta una serie di altre funzionalità che ti servono magari per integrarti con i sistemi esistenti, precedenti, legacy, mentre invece i prodotti open source no. Mentre invece sono molto più usati per prodotti open source, per applicazioni standalone, che non devono integrarsi con un backend molto complicato di molte applicazioni, oppure anche solo in fase di sviluppo. Visto che tutti questi prodotti alla fine implementano lo standard Java Enterprise, quello che succede è che gli sviluppatori usano una piattaforma open source, così non costa l'azienda, e poi quando il prodotto è finito lo migrano, fanno il cosiddetto deployment, cioè la messa in produzione sui server, quelli ufficiali, che sono quelli, diciamo così, a pagamento. Nascono tutti questi tipi di dinamiche. Quindi anche a livello dell'application server abbiamo una variabilità più ampia. E a seconda del tipo di applicazione, questa è un'altra delle maledizioni di chi lavora nell'ambito web, a seconda del tipo di applicazione che devi fare, quando parlavamo di requisiti, parlavamo dei vincoli aziendali, no? E il vincolo aziendale è che io ho questo application server, l'ho pagato, le applicazioni sono lì sopra e quindi devi lavorare in Java, punto. Oppure io mi devo integrare con quel determinato applicativo che è già scritto in Ruby, e allora ti impari Ruby e lavori con quello. Quindi il linguaggio di programmazione spesso è determinato dall'applicazione o determinato dall'ambiente, dagli altri applicativi che c'erano, dalla storia dell'azienda, dalle scelte che ha fatto. Alla fine il concetto è sempre lo stesso, devo generare le pagine HTML, ma il linguaggio, l'ambiente in cui le sviluppo cambia, devo adeguarmi. Livello application server, cosa c'era sotto il livello application server? Perché finalmente abbiamo i dati. L'application server deve generare l'HTML, ma cosa ci mette in questo HTML? Ci metterà dei dati, delle informazioni che va a pescare dal modello dati. Quindi l'application server non è in grado di fare quasi nulla di utile se non ha sotto un database da cui pescare i dati. Anche il nostro sito di prima, che nel frattempo non si è caricato, il contenuto delle pagine, adesso invece arriva perché non mi serve più, il contenuto delle pagine è memorizzato in un database, perché l'application server deve sapere qual è il titolo della pagina, quali sono le voci del menu e così via. Quindi lo salva da qualche parte in un database. Praticamente non esiste un'applicazione web in cui i programmi scritti, quindi l'applicazione, non abbia bisogno di salvare i dati o leggere i dati da qualche parte. Se no, cosa c'è di dinamico? Ma come fa a darmi ogni volta una pagina diversa
se il programma è sempre lo stesso, se lo esegui 100 volte ti darà sempre lo stesso risultato. Ti darà un risultato diverso se cambiano i dati a cui accede, allora sì, ma servono dei dati che cambiano. Questi dati sono memorizzati dentro il database. Database relazionale, SQL, che conoscete dai corsi di base di dati, dentro i quali i dati sono memorizzati e sono accessibili all'application server. Quindi l'application server a un certo punto deve, che ne so, stampare questo menu Home News People Research, ci sarà una tabella del database in cui ci sono i nomi delle voci del menu. Quando l'application server, questo sito è fatto con un prodotto che si chiama Joomla, che è scritto in PHP, quindi ci sarà del codice PHP che a un certo punto dice devo sapere quali sono le voci del menu, e farà una query SQL, la manda al database, e ci sarà una tabella che non ho idea di come si chiami, che contiene le voci del menu. Select asterisco from voci del menu, o come si chiama. E ritorna indietro delle stringhe, e l'application server prende queste stringhe e le impagina, le mette in HTML nel modo opportuno, in modo che compaiono nel punto giusto. Quindi ogni contenuto di una pagina web dinamica spesso, anzi quasi sempre, io apro Gmail, se lui vuole apro Gmail, mi fa vedere i messaggi, ogni singola riga del messaggio, il mittente, l'oggetto, eccetera, stanno scritti in un database da qualche parte. Quindi l'application server di Gmail, per potermi creare questa pagina, ha bisogno di interrogare il database per sapere quali sono le informazioni. Quindi questo è il ruolo del database server: gestisce la persistenza delle informazioni per conto della logica applicativa. Quindi nel nostro disegnino aggiungiamo un componente. La nostra logica applicativa, il nostro application server, che abbiamo già capito che è un ambiente di programmazione più il codice che scrivo io in uno dei tanti linguaggi che esistono, fa un po' di lavoro, ma a volte non ha le informazioni per poterlo completare. Quando gli servono altre informazioni, fa una query verso un database, il quale risponde con dei dati. Se è un database relazionale in SQL, la risposta è una tabella. E quindi l'applicazione va a estrarre da quella tabella di dati le informazioni che gli servono e le inserisce nel posto giusto nel file HTML. In modo che poi questo file HTML, che contiene dei contenuti che sono stati dinamicamente decisi dall'applicazione, più dei contenuti che sono stati interpolati da dei risultati di una query di un database, tutto questo mix viaggia di nuovo indietro al suo utente. Come sempre, qua tra browser e sito e server non cambia niente. Il browser non si accorge di tutta questa complessità che sta qua dietro. I primi 10 anni di sviluppo del web sono stati sviluppi in termini di complessificazione del lato server. Il lato server è sempre diventato più ricco di funzionalità, più complicato, ma più complesso. Quindi ciò che succede, se lo vediamo nell'asse dei tempi, è che l'application server, mentre fa il suo lavoro, avrà bisogno di tante informazioni. Ogni informazione che il database server richiede dal database server è una query, un'interrogazione, immaginiamoci proprio una query SQL, per restare un pezzo di informazione. Io qui ho immaginato che una singola pagina web abbia bisogno di informazioni che ottiene non con una sola query, ma con tante query diverse, perché magari mi serve il titolo, ma mi serve gli articoli, i titoli degli articoli, le immagini associate, eccetera, e ognuna sarà una query diversa. Normalmente il componente in un'architettura web di questo genere, il componente che svolge la maggior parte del lavoro è questo, il database server, perché è lui che gestisce i dati di tutti e deve rispondere il più velocemente di tutti, perché è chiamato in causa in un tempo ristretto più volte,
e non deve rallentare il tutto, per cui è quello che è più frequentemente replicato. L'architettura del web è complessa, database server di solito è almeno una macchina dedicata, ma più spesso un cluster di macchine dedicate. Ecco, per avere un'idea, per chi di voi non ha fatto i corsi di PHP nella triennale, questa è una versione più semplice che si possa immaginare di che cosa fa una pagina web. Questo è scritto in PHP, quindi facile da leggere relativamente. Immaginatevi che all'interno di una pagina web ci sia codice di questo genere, cioè dentro la pagina web $query è una stringa che sceglie select doc id from key doc index keywords where key. Allora, questo qua tipicamente dice: io penso di avere dei documenti e a ciascun documento sono associate delle parole chiave. L'utente ha specificato delle parole chiave e voglio avere l'elenco di documenti che contengono quella parola chiave. Quindi questa è una join tra la tabella dei documenti e la tabella delle parole chiave. Estraggo i doc ID, identificatore di documento. Ma è una query come tante, insomma. E qual è la parola chiave? È la parola chiave che ci devo mettere nella query, la decide l'utente, l'ha scritta l'utente. Pensate a un piccolo motore di ricerca. Cerca qualcosa. E l'utente scrive qualcosa qua dentro. E sulla base di ciò che scrivo, il sito dinamicamente deve dirmi quali sono le pagine, i documenti che contengono quella parola chiave. Allora, quando io schiaccio invio qua, ho preso questa bellissima parola chiave e il mio browser la manda al web server. Il web server dice: non so cosa farmene, la passa all'application server. L'application server è questo qui, è questa pagina qua, che prende quella query. Questo $requestQuery significa il parametro che si chiama query che era presente nella richiesta HTTP, cioè questo bellissimo feu. E allora io costruisco una query SQL che contiene al suo interno quel testo che è scritto l'utente. Quindi una query che ogni volta è diversa, perché ogni volta sarà diverso l'input dell'utente. Poi l'application server, fin qua è solo una stringa, ho costruito una stringa che sembra un comando SQL. Poi questa stringa che sembra un comando SQL lo mando davvero al database con questo comando qua, con questa istruzione. MySQL query prende questo $query che è una stringa e la manda al server, in questo caso MySQL, per eseguirla. E il risultato di questa query sarà raw set, un insieme di righe che contiene i vari risultati. A questo punto l'application server, con tanta pazienza, una riga per volta va a vedere, va a estrarre il doc ID essenzialmente dei documenti trovati. E cosa se ne fa? E qui c'è scritto elabora i dati, probabilmente lo metterà in un elenco puntato da qualche parte, un elenco di link alle pagine che corrispondono alla ricerca. In un solo file c'è mescolato di tutto. Chi sviluppa applicazioni web deve sapere l'HTML, perché questo è ciò che deve generare, deve sapere il PHP ad esempio, cioè il linguaggio di programmazione, deve sapere l'SQL, perché deve fare interrogazioni sul database. Tutto nella stessa pagina. Ok? Qui siamo arrivati al mondo nel 95, no, un po' dopo, la seconda metà degli anni 90, prima degli anni 2000, il web era così. Qual è il problema di questo web? È che il browser non fa niente. Il browser ha una capacità di layout, di impaginazione, che è definita solamente dai tag dell'HTML, dai comandi che ci sono definiti nell'HTML, ed erano abbastanza poveri,
e quindi non si riuscivano a fare delle pagine accattivanti anche dal punto di vista grafico. Non solo, una volta che la pagina, il file HTML è arrivato al browser, il browser l'ha impaginato e te l'ha fatto vedere, quella pagina HTML è fissa, era statica, non si muoveva, non ci potevi fare nulla. Cioè, una cosa stupida di questo genere, che ci passo sopra e si apre il menu, non se la potevi fare. Non c'era nessuna dinamicità lato client nel browser delle pagine. Era un documento fisso, è come se l'avessi stampato, come se avessi il PDF davanti, no? Poi ci puoi cliccare su un link e vai a un altro, ma non ci interagisci per nulla. Allora, ovviamente questo non andava bene, sono nate nuove tecniche per rendere più interattiva la navigazione. Tra questa e questa figura, ciò che vedete è che si assiste a una complessificazione del browser questa volta. Cioè, lato server non è più cambiato nulla, lato browser si cambia tutto. Si cambia tutto cosa? Uno, il layout. Per fare dei layout più complicati si è inventato, e anche più semplice da gestire, si è inventato un linguaggio apposito per la descrizione dei layout, dei colori, dei font, delle spaziature, dell'impaginazione, dell'allineamento, che si chiama CSS. Ogni pagina HTML oggi è associata a dei fogli di stile. Quindi il fatto che questo sia rosso in maiuscoletto e con la dimensione, che ne so, di 14 punti, e questo qua invece sia nero, più piccolo, allineato a sinistra, non è scritto dentro l'HTML, ma è scritto in un foglio di stile separato. Cos'è un foglio di stile? È una cosa, aspetta che ne trovi uno, fatto così, che contiene al suo interno delle regole che dicono, beh, certi elementi, che ne so, il bottone precedente e il bottone successivo hanno un background bianco, hanno un bordo di due punti solido di tipo grigio, hanno il bordino arrotondato con raggio del 50%, eccetera eccetera, allineato a sinistra, altezza 24 pixel, margine destro di 4 pixel e così via. Qui c'è tutto un linguaggio per la definizione del layout che si applica all'HTML. Quindi cosa fa il browser? Il browser ha l'HTML che dice che cos'è contenuto nella pagina e poi ha i plurale, foglio di stile, perché ce ne possono essere più di uno associato a una pagina e si sovrappongono tutti, che decidono, che definiscono come quell'HTML deve essere visualizzato: dimensioni, allineamenti, impaginazioni, colori, sfondi e tutto ciò che è l'aspetto visuale che va al di là del contenuto testuale o grafico. E vabbè, innovazione, complicato, un linguaggio in più da impararsi, perché ovviamente il CSS è chi lo scrive, sempre lui, chi ha fatto l'applicazione. Ma poi il salto di complessità maggiore è per fare, immaginate, no, qui la banalizzo, ma far evolvere i contenuti in tempo reale. Allora, pur con i fogli di stile, la pagina sarà più bella da vedere perché è ben impaginata, ma sempre ferma, eh? Come faccio a far sì che la pagina reagisca dinamicamente dopo che è stata caricata? Teniamo presente che il server si è dimenticato di noi nel momento stesso in cui si è dato il file HTML, ok? Per far sì che il browser posso offrire all'utente un'interazione con il contenuto della pagina, il browser deve sapere come questa pagina reagisce. E come fa a saperlo? Non può saperlo, il browser è un componente standard. Allora, dentro il browser sta succedendo ciò che era successo anni prima dentro il server.
Nel server web ha detto, il server gestisce i file statici, ma per quelli dinamici si appoggia all'application server. Nel browser uguale, il browser è in grado di gestire i contenuti statici, ma poi al suo interno nasce un linguaggio di programmazione, JavaScript. E quindi chi sviluppa una pagina web, oltre a sviluppare il contenuto, può sviluppare anche un programmino in linguaggio JavaScript, il quale, essendo linkato dall'HTML, l'ha trasferito al browser, e il browser lo esegue. Questo programmino JavaScript gira nel tuo browser a casa tua e ti permette di interagire con la pagina. Quindi quando tu col mouse vai qui, chi se ne accorge del programmino JavaScript, che a questo punto ti apre il sottomenu. Sottomenu che da qualche parte c'è già, nell'HTML c'era già, ma in quel momento era nascosto. Allora io agendo, modificando dinamicamente attraverso il programma JavaScript, modificando i fogli di stile, modificando l'HTML, creo dinamicità nei contenuti. E quindi riesco ad avere, no, delle applicazioni web più facilmente usabili. Delle animazioni, essenzialmente, delle facilitazioni. Ma ho ancora un limite. Il limite è che JavaScript messo qui può solo rendere dinamico, più migliore, più responsivo, eccetera, più facile da andare, il contenuto che ha già, perché il cordone ombelicale col server è tagliato, eh? Quindi io, pensate a una funzionalità che date per scontato, l'autocompletamento, no? In tutti i siti prendiamo qua, io inizio a scrivere una lettera, e qui non è lento come mia nonna, quindi non lo vedo, ma mi aspetto di vedere comparire un elenco di possibilità qua sotto. Ok? Eccoli qua. Allora, immaginate che qui siamo dentro questa pagina, siamo dentro un codice JavaScript che sa che io ho premuto A. Allora deve dire, io JavaScript voglio mostrare all'utente dei suggerimenti. Questi suggerimenti sono sulla base di che cosa? Questo quadro è la Gmail, dei contatti, delle ricerche recenti e di altre cose. Ma io, pagina HTML, non ne so queste cose. Non è che, non posso immaginare che dentro la pagina, quando lui scarica la pagina, mi è scaricato anche il link qui nei contatti, delle ricerche recenti, di tutti i messaggi, dell'oggetto, dei messaggi più recenti e altre cose. Sarebbe un bancone gigantesco ogni volta che carico la pagina. No. Di che cosa ho bisogno? Ho bisogno di dare la possibilità a questo codice JavaScript, dopo che la pagina è stata caricata, di telefonare a casa, no? Di ricontattare il server e dire, senti, ma se lui ha scritto A, che suggerimenti gli daremmo? È solo il server che lo sa, perché è solo il server che ha tutti i dati. Però il server vive in un mondo e il browser vive nell'altro mondo. Allora, ciò che è stato aggiunto, e qui è quando è nato Gmail, è quando è nato l'autocomplete di Google, che ha di nuovo fatto la terza evoluzione, se vogliamo, hanno aggiunto la possibilità per codice JavaScript di fare all'interno della stessa pagina delle richieste HTTP aggiuntive, in più, extra. Dopo che la pagina è finita, dopo che il server si è dimenticato di noi, il JavaScript, se vuole, può dire, ma senti, avrei bisogno ancora di questa informazione. Con un meccanismo, beh, sono degli standard che essenzialmente si chiamano AJAX, perché sta per Asynchronous JavaScript and XML, cioè JavaScript di tipo asincrono con trasferimento dati, che inizialmente nelle prime versioni era in formato XML. Però dal punto di vista architetturale significa che da questo momento in avanti il controllo della logica applicativa non ce l'ha più il server, ce l'ha questo codice JavaScript.
che capisce cosa sta facendo l'utente da questo lato, e quando ha bisogno di informazioni aggiuntive le chiede al server attivando una nuova richiesta web, sempre che una chiamata HTTP. Ovviamente sarà una richiesta diversa, perché l'oggetto, l'obiettivo di questa richiesta non è più dammi un file HTML, ma dammi i dati che mi servono per poter fare le previsioni all'utente, i suggerimenti all'utente. Quindi sono dati in un certo formato, XML, formato testo, questo è un dettaglio che non ci serve. E quindi questi dati saranno ovviamente dinamici, quindi ovviamente coinvolgeranno l'application server che farà una query per ottenere quei dati lì. E di queste query se ne fanno in continuazione. Adesso qui ovviamente la connessione non ci aiuta, ma se io vado a vedere quando io ogni volta che scrivo qualche cosa, guardate sotto cosa capita a livello di rete. Ogni lettera che scrivo parte una richiesta nuova, e le lettere man mano che le scrivo vengono mandate al server, e il server poi, in questo caso non risponde perché la rete è lenta, risponderà col suggerimento. Quindi man mano, ogni volta che voi usate un sito dinamico, non dico tutto ciò che fate, ma molte delle cose che fate, alcune vengono intercettate dal JavaScript locale che risponde, ma molte vengono mandate al server per avere informazione affinché il JavaScript locale possa rispondere meglio. E quindi c'è un dialogo continuo tra il vostro browser e il server. Questa è l'architettura del web che abbiamo oggi. Ecco, adesso rispondo. E quindi abbiamo due momenti nella vita di una pagina web. Uno è il momento della richiesta della pagina. Quando cambio pagina mi arriva un nuovo HTML che si porta dietro immagini, si porta dietro fogli di stile, si porta dietro JavaScript. Il browser la rende e la visualizza. Da quel momento in avanti il controllo passa al JavaScript, il quale può a sua volta richiedere altri dati, altre informazioni. Quando voi siete su Facebook e scrivete un post, quando schiacciate il bottone post non cambiate pagina, ma semplicemente il JavaScript di Facebook prende quel testo che avete scritto, lo manda al server e gli dite guarda che questo utente ha scritto questo post. Il server fa, va a vedere, riprende il link, fa l'immagine, fa il thumbnail, tutto quello che deve fare, e rimanda indietro al browser e dice oh, guarda questo è il post pubblicato, aggiungilo alla timeline. Quindi una pagina che è caricata all'inizio quando hai aperto il sito e che via via viene aggiornata dinamicamente dal JavaScript. Quindi i modi per far evolvere l'utente sul sito sono due: o fare una nuova richiesta che mi dà una nuova pagina, su questo sito è così, se voglio spostarmi da una pagina all'altra clicco su un link e mi porta una pagina diversa, un nuovo HTML che dentro va anche su JavaScript eccetera, ma navigo su una pagina diversa. Oppure altro modo, navigo diciamo così, all'interno della stessa pagina. Adesso ci sono molti siti che sono sviluppati con questa tecnica che si chiama, prende il nome di single page application, cioè un'applicazione intera che è scritta tutta dentro una sola pagina, dove tutta la logica sta nel JavaScript, e quindi viene un po' a mancare o ridimensionarsi di molto il ruolo dell'application server. Cioè se un'applicazione è fatta a pagine, il grosso del lavoro lo fa questo, il codice che scrivo qua. Se un'applicazione è fatta in modalità single page, quindi molto lato client, tutto il lavoro lo fa questo codice JavaScript che in realtà viene eseguito qua dentro il browser. Sono modalità diverse. Allora, queste modalità diverse le teniamo presenti, le terremo presenti nella settimana prossima, quando cominceremo a pensare all'azione reale di interazione tra l'utente e il sistema. Che vuol dire che le modalità di interazione che ci immaginiamo devono rispettare quello che questa tecnologia mi permette di fare, che sono due cose: richiesta-risposta di una pagina nuova
richiesta risposta di dati da integrare nella pagina corrente. A livello base questo sappiamo fare. E quindi i nostri use case, che abbiamo detto, l'utente inserisce i dati, il sistema fornisce, eccetera, eccetera, dovremmo mapparli su questo tipologia di trasferimenti dati, che è l'argomento di cui ci occupiamo nella settimana prossima. Oggi invece, nell'ora successiva, andiamo ancora un po' avanti su esercitazione con gli use case, dopo l'intervallo. Okay.